che invece andrebbe insegnata nella vitale che sparò nel vento e che nel vento difende il cambiamento. 100 fascisti fuori ad aspettarlo e lui ferito col fucile da ascoltarlo. Dirò che fece un massacro, sarebbe un sogno non stare di questo stato, ma dirò che non lo fece loro, perché quel giorno lui spiccò il volo. Voglio raccontarvi un'altra storia, tanti caduti vivi nell'aurora, di una resistenza mai cessata. Sulla neve resta il ricordo delle camicie nere. Andate ora e raccontate al mondo di questi uomini morti per il sogno, quello di darci pace e verità, che voi buttate in merda e falsità, quello di darci pace e libertà, che noi cantiamo con rabbia ed umiltà. Grazie.